altro che composti all'interno di questo grande disegno, no? Una forma cioè di necessità. Anzitutto era impossibile pensare a una vera unione politica all'indomani della guerra, e usciti dalla guerra quello che rimaneva erano solo profondi sentimenti di ostilità e di inimicizia fra i popoli europei, per cui era impensabile appunto un progetto veramente politico di unione europea. E in secondo luogo appunto gli attori francesi, come i leader francesi e tedeschi, videro nel progetto di integrazione europea la possibilità, da una parte, di europeizzare la Germania, quindi di garantire certamente la rinascita economica e industriale della Germania e anche il riarmo tedesco che si rendeva necessario al fine della politica del contenimento, e dall'altra parte, per la Germania, poter riacquisire una forma di credibilità e di sovranità, no? Visti i tremendi crimini di cui si era macchiato. In secondo luogo, direi, a questa, diciamo, condizione geopolitica andò a sommarsi la cosiddetta filosofia del funzionalismo, che era stata sviluppata proprio in quegli anni da un certo David Mitrani, e che si poneva sostanzialmente il problema di come poter produrre la pace a partire da questa devastazione che non era solo materiale, appunto, ma anzitutto spirituale, no? La guerra aveva lasciato in eredità profondi sentimenti di ostilità fra i popoli europei. Questa logica di spoliticizzare i problemi e, diciamo, far cooperare i paesi europei su aree, diciamo, non controverse tecnicamente, questa logica poteva rappresentare una promettente base ideologica, perché da una parte mascherava appunto questi conflitti di interesse tutti interni ai paesi europei, e dall'altra parte lasciava anche sperare che in prospettiva un giorno sarebbe diventato possibile pensare a un progetto, diciamo, europeo, politico, vero e proprio, quello che in quelle circostanze era evidentemente impossibile, no? Qual è il problema? Il problema, per farla breve, è che quando questi vincoli geopolitici che avevano reso, diciamo, il funzionalismo qualcosa di assolutamente necessario, no? Che era impossibile pensare a un progetto di alta politica, quando questi vincoli vennero meno con la caduta del muro di Berlino, non è avvenuta alcuna forma di riflessione sul senso del progetto europeo. Non c'è stato alcun ripensamento della natura e della finalità dell'integrazione europea, ma anzi vi è stato un approfondimento di quei processi di spoliticizzazione che erano in realtà stati avviati per motivi, diciamo, appunto geopolitici. Quindi direi che il problema è stato che col crollo del muro di Berlino, col venir meno della funzione dell'Europa in chiave strategica, in vista del contenimento dell'Unione Sovietica, anziché varcare, come dire, i cancelli dell'alta politica e abbandonare il sentiero della bassa politica, della cooperazione tecnico-economica, è mancata una visione più profonda dell'identità europea, che avrebbe potuto superare quella visione resa ormai datata dal mutato quadro storico e politico. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato fondamentalmente, da una parte, l'euro, che non è, come ci viene anche qui raccontato, il frutto di disinteressato europeismo, ma piuttosto il prezzo che la Germania ha pagato per la propria riunificazione. È noto infatti che nel 1989 i tedeschi scoprirono con una certa sorpresa che i loro fratelli francesi, inglesi e finanche italiani non volevano affatto l'unità, la riunificazione tedesca, no? Perché? Anche qui, ma perché quei conflitti, quelle irrisolte, diciamo, inimicizie che la guerra aveva lasciato in eredità, non essendo state affrontate da un approccio tecnicistico all'integrazione europea che le aveva lasciate deliberatamente da parte, erano rimaste sostanzialmente dove erano state lasciate. Quindi la paura nei confronti di una grande Germania,
questa angst nei confronti del pericolo di una nuova potenza tedesca, dettò sostanzialmente la linea. Per cui ancora una volta la politica francese, una volta che a Mitterrand fu chiaro che il processo di riunificazione tedesca non poteva essere fermato, anche perché sostenuto dalla leadership americana, ancora una volta l'idea fu quella di europeizzare la Germania, no? Ora, giustamente, a pieno titolo oggi critichiamo la Germania, ma non dovremmo neanche dimenticarci che non è stata la Germania a imporre l'euro a noi, siamo stati noi a imporre l'euro alla Germania, cioè a cedere il suo asset strategico che era il marco, proprio con l'idea errata che questo avrebbe impedito, come dire, il sorgere di una potenza, avrebbe controllato perlomeno il sorgere della potenza economica e produttiva tedesca, incorporandola all'interno, no, di istituzioni sovranazionali come la banca centrale, eccetera eccetera. Quindi l'euro anzitutto non è stato il frutto di disinteressato idealismo, ma è stato il prezzo che la Germania ha dovuto pagare per unificarsi. E in secondo luogo l'allargamento, quello che è considerato l'altro grande successo dell'integrazione europea e di cui la Commissione europea non cessa di vantarsi, e che è stato dall'altra parte più spinto da parte americana, anglo-americana direi, proprio perché nel momento in cui l'Unione Sovietica era venuta meno, spingere per una forte coesione dell'asse franco-tedesco non aveva più alcun senso da parte americana. Che in quel momento, poiché in quel momento l'America si trovava nella condizione di un bipolarismo imperfetto, per il quale sostanzialmente era l'unica potenza superstite. E naturalmente l'interesse americano era quello di mantenere la distribuzione del potere, di mantenere lo status quo e impedire ogni ulteriore approfondimento del progetto europeo, proprio perché avrebbe potuto rappresentare una sfida politica all'egemonia e alla supremazia e all'ordine internazionale istituito dagli Stati Uniti. Quindi l'allargamento sostanzialmente è stato anche qui il modo attraverso cui l'America è riuscita intenzionalmente ad annacquare, se volete, la colonna, o a rendere indebolire la colonna vertebrale del progetto europeo, l'asse franco-tedesco, perché è chiaro che nel momento in cui con due allargamenti lampo, poi una serie di allargamenti intermedi, l'Europa, cioè questa Unione Europea è passata, ha moltiplicato, come dire, le entità al suo interno, aumentando quindi la divergenza di vedute, di prospettive, di tradizioni, di ambizioni e di interessi, ha reso molto più difficile pensare a un'effettiva forma di Unione Europea. Direi proprio che fallita su scala semicontinentale, e il progetto di integrazione europea non poteva che fallire su scala pancontinentale. Fondamentalmente dunque, il problema fu che nel 1989 la classe politica europea è arrivata completamente impreparata all'incontro con la storia. Se appunto la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda